Buonasera, siamo puntualissimi, ore 21, iniziamo. Grazie Prof di essere presenti. Lui, era la serata dell'11, quella di stasera, ma il Prof, da vero interista, sperando contro ogni speranza, già dopo il primo incontro disse: però l'11 ci sarà la finale, e noi dire sì, vabbè, però non è detto che l'Italia, e però aggiorniamoci, sentiamoci, e infatti siamo andati in finale, quindi non poteva che essere così, proprio il cuore interista. E devo dire che il parallelismo che mi è venuto poi dopo questo denso libro, che è veramente notevole, proprio non lo trovi che ci sia un po' di qualche punto in comune con quello che ha fatto la Nazionale con la Resistenza, riferito a parte le cose che non andavano bene e si è arrivati a fare qualche cosa che a che cosa resistere, non a chi, in questo caso al cosa, però c'era. Ma soprattutto mi sembrava che il ruolo fondamentale che tu, adesso lo spiegheremo come impostato il libro, che era quello dell'educatore, che poi a un certo punto spariva, colui che generava, portava gli altri a compiere delle azioni stando nel dietro, no? Fosse un po' la figura, adesso retorica, perché poi la retorica, e non vogliamo annoiare le signore, l'ha fatta un po' da padrone, però ci sono degli spunti che sono la traccia del tuo libro, che è un libro estremamente interessante, perché mi pare di aver capito che riprendi un tema a te caro da sempre, che è quello della resistenza, perché dici: i tempi purtroppo ci fanno, non sono i tempi migliori, dobbiamo fare resistenza, ma soprattutto dobbiamo imparare a fare la resistenza. E qui ci illustri e ci illustrerai a cosa e come. E poi c'è soprattutto il dopo, che è rappresentato il passaggio tramite la figura fondamentale, che è quella dell'educatore, e quello che avverrà dopo, che è questa parola che stavamo commentando prima con il Prof, che è una parola che non viene più usata, ma che anni fa era sempre sulla bocca di tutti, che era l'utopia. Ora di utopia non se ne parla minimamente più, che è quello di prefigurare un qualche cosa, il contro il pragmatismo. Adesso siamo al pragmatismo più assoluto: se non c'è un risultato, tutto è piegato sul risultato, dal mondo economico al mondo del lavoro, non si può più sognare. I sogni sono, che poi si ha una concezione negativa del sogno, come se fosse qualche cosa, e invece è la gioia di poter fare, è la gioia che viene data leggendo e finendo il tuo libro, che è un'azione, perché poi è un libro d'azione. Tu lo dici all'inizio che è un libro politico, che giochi in prima persona, perché ci sono delle opinioni, ci sono delle esame delle situazioni, si può o non essere d'accordo, nel mio caso concordo perfettamente, ma sicuramente fa riflettere tanto, e quindi lo giochi in prima persona, lo narri in prima persona, lo giochi in prima persona. E ti lascio a questo punto la parola, poi nel caso, se ci sarà qualche intervento da parte del pubblico, di domande ce ne saranno, immagino, tante, oppure saranno, ci lascerai un po' stupiti, ci farai sicuramente riflettere. Beh, grazie anzitutto, grazie per questo invito e per questa presentazione, grazie a voi e di essere qui. E io parto da una storia che viene poco raccontata, che ha a che fare con la deportazione nei campi di sterminio. Quando si parla della storia della deportazione si raccontano le violenze subite dai deportati e dalle deportate, e tutti conosciamo la violenza fisica, ma soprattutto quella psicologica, l'umiliazione, la mortificazione, sappiamo da Primo Levi, da tutti i testimoni, no? Cosa succedeva dentro i campi. C'è però un aspetto della deportazione che viene raccontato poco, o che comunque non ci fa
a volte riflettere, non viene visto come un elemento di spersonalizzazione. Quando bisognava liquidare un ghetto o un quartiere della città e quindi si diceva alle persone: domani mattina alle 6 dovete presentarvi in stazione e vi mandiamo in Madagascar, vi portiamo in una terra tutta vostra, li si ingannava, no? Non dicendone naturalmente vi portiamo ad Auschwitz, ma faceva credere loro che sarebbero stati espulsi dal Terzo Reich, si imponeva ad ogni famiglia di portare solo una valigia. E anche di dimensioni non enormi, insomma, no? Si davano le dimensioni della valigia, un po' come succede sugli aerei, che c'è la dimensione obbligata del bagaglio a mano. Ecco, io quando parlo ai ragazzi, soprattutto della Shoah, dico: provate a immaginare di andare a casa, prendere una valigia e metterci dentro tutta la vostra vita, la vostra e quella dei vostri cari. Tutto quello che non entra in quella valigia, voi lo perderete per sempre. È come quando si va in vacanza, che questa cosa non la porto, tanto fra 2 settimane torno a casa ed è ancora qua. E quando si arrivava a destinazione, ad Auschwitz o nei campi, la prima cosa che i nazisti facevano era sequestrare la valigia e portarla via. Non prendere gli oggetti di valore, che in una logica di rapina, di crimine, poteva anche essere comprensibile. Tutto veniva portato via. Quindi una doppia umiliazione. Il fatto di obbligarti a selezionare, pensate, una famiglia di 5 persone, in una valigia ci stanno i vestiti, la bambola della bambina non ci sta, il quaderno del bambino, no? Una foto, sì, magari sì, ma un oggetto di... viene portato solo per ricordo, magari si sceglie di lasciarlo a casa. Dopo questa prima cernita si portava via anche ciò che si era salvato, quindi una doppia mortificazione, una doppia umiliazione. Perché parto da qui? Perché io ho portato questo zaino, questo è uno zaino che ho comprato 25 anni fa e mi ha accompagnato in tanti viaggi, in tanti posti belli, anche in tanti viaggi, insomma, in posti difficili che ho fatto soprattutto quando ero più giovane, e in questo zaino ho provato a mettere gli oggetti della resistenza. Ci ho provato a simboleggiare attraverso alcuni oggetti, che adesso vi mostrerò, il percorso della resistenza. E questo libro non l'ho intitolato Insegnare a resistere, ma Imparare a resistere, perché la resistenza non è una cosa che qualcuno può insegnare, o meglio, noi possiamo impararlo, possiamo imparare a resistere dai partigiani, dalle partigiane, dai resistenti, dai deportati che hanno salvato la loro dignità, ma anche dalle persone che resistono ad una malattia, ad un licenziamento, ad un momento di delusione, a una delusione amorosa, ad una situazione di crisi esistenziale. Ognuno di noi è in grado di resistere, e quindi ognuno di noi può imparare a resistere da qualcun altro. Quindi il libro è un tentativo di dire che nella pedagogia della resistenza, pensate che quando avevo 22 anni, forse 21, a 19 anni ho dato l'esame di pedagogia generale col professor Riccardo Massa, il mio più grande maestro, purtroppo morto all'età che adesso ho io, quindi morto giovanissimo, improvvisamente. E dopo aver dato l'esame, lui mi aveva affascinato tantissimo, con 3 esami sul libretto, quindi neanche a 21, proprio 19 anni e mezzo, ho detto: io vado a chiedergli la tesi. I miei amici mi hanno detto: ma sei pazzo, con 3 esami sul libretto ti caccia fuori a calci, la tesi si chiede terzo anno. Vabbè, io vado, mal che vada, mi manda via. Sono entrato, lui mi ha detto: sì, mi ricordo di lei, i suoi interventi a lezione, il suo esame, va bene, si consideri mio laureando. Ma aveva dato il suo numero di telefono di casa, ora non c'erano i cellulari, il suo numero di telefono di casa, abitava a Vercelli, che chiaramente non mi sono mai permesso di usare, però era un po' una cosa incredibile, no? Allora, durante la tesi io ho scritto questa cosa, questo capitolo, Pedagogia della Resistenza, mi è venuto in mente così. Massa era un uomo straordinario, ma era un professore estremamente severo. Allora, al colloquio, lui ha letto il capitolo, mi ha detto: ma questa cosa della pedagogia della resistenza, l'ha trovata da qualche parte o è un'idea sua? Ho detto: oh, mamma mia. Ho detto: ma guardi, veramente sarebbe venuto in mente a me, adesso questo mi urla dietro. E mi ha detto: beh, ci devo pensare, però è interessante. Ecco, sono passati 30 anni, anche di più, e quando mi capitava di andare a parlare, a fare degli incontri, regolarmente c'era qualcuno che mi diceva: ma tu sei quello della pedagogia della resistenza. Quando con l'editore Meltemi, con Stefano Raimondi, che è
mio amico prima di tutto e poi uno dei direttori editoriali, dei redattori della casa editrice Mimesis, abbiamo deciso di fare un libro un po' teorico, un po' fondativo. Io mi ha detto, è ora che tu scriva un libro in cui fai un po' il punto, no? Metti un punto nella tua riflessione, ormai sono quasi 30 anni che scrivi delle cose, prova a scrivere un libro un po' denso, una specie di facciamo il punto per poi ricominciare. E ci è venuto in mente a entrambi il tema della pedagogia della resistenza, dell'imparare a resistere e del provare a capire quanto oggi sia importante resistere, ricollegandomi anche con le intuizioni che avevo avuto da allora, quando ero molto giovane. E il libro è proprio nato da questa riflessione. Tra l'altro io vorrei segnalare che questo libro è nato nel confronto continuo e quotidiano con gli studenti e con i giovani. È proprio nato dalle loro riflessioni, dalle loro provocazioni. Io vorrei citare due nomi. Il primo è Chiara Villa, che è l'autrice della copertina, che è una foto, non è un disegno. Chiara è una ragazza molto giovane che fa l'Accademia di Fotografia a Milano. Io le ho mandato le bozze del libro, le ho detto mi fai la copertina, e ha fatto questo bellissimo lavoro. Prima ha fatto la bozza e poi ha fatto la fotografia con l'inchiostro, i fiori, eccetera. E quindi con questa ragazza, lavorando sulla copertina, lei mi ha fatto alcune osservazioni sul libro, quindi insomma il libro che lei ha letto non è poi quello definitivo. E invece Nicolò Crotti, che tra l'altro è qua stasera e che saluto, che ha fatto un lavoro di redazione, di correzione di bozze, che è fondamentale, come sa chi scrive, ma soprattutto con il quale il libro abbiamo discusso a lungo mentre lo stavo scrivendo. Ci vedevamo, eravamo in quarantena, quindi ci si vedeva a distanza, e mi faceva delle osservazioni, delle critiche, delle domande, e davvero queste due persone hanno avuto un contributo diretto, ma tutti i giovani che io ho incontrato in questi anni sono i coautori di quello. Lo dico non in modo retorico, perché veramente non poteva avere senso questo libro se non nel confronto quotidiano con i ragazzi e le ragazze nell'università e nella scuola, nelle scuole nelle quali faccio i miei progetti. Allora, dicevo, ho provato a fare questo zaino, e già questo è un primo atto di resistenza, cioè scegliere le cose veramente importanti dalle cose che lo sono un po' meno, non tanto sul piano fisico, come quando si fanno le valigie, ma proprio sul piano spirituale, no? Abituarsi a fare le differenze, a capire che non tutte le esperienze sono uguali, che non tutto è uguale, che c'è qualche cosa a cui noi teniamo di più, che non necessariamente è qualche cosa di valore. Vedrete che gli oggetti che sono in questo zaino, se dovessimo venderli a un mercatino, faremmo 15 euro, cioè sono oggetti molto molto elementari, semplici e per certi versi banali. Ecco, la resistenza vuol già dire prendere un oggetto, ma che può essere un'esperienza di vita, che può essere una relazione con un'altra persona, e farne qualcosa di importante. Non perché gli altri siano meno interessanti, però le cose che vogliamo veramente salvare. Le cose che salveremo in caso di diluvio, no? In caso, e abbiamo dovuto pensare durante quest'anno e mezzo terribile, no? Quali sono le cose davvero importanti, che in qualche modo abbiamo salvato dal Covid, dalla paura, dal lockdown, dai vari lockdown, eccetera. E quindi quest'idea di realizzare un proprio spazio personale, intimo, con le cose che davvero ci fanno stare bene o che ci fanno riflettere. Il proprio cassettino privato, dove abbiamo quattro oggetti, ripeto, magari di un valore nullo sul piano economico, ma che sono davvero importanti per noi, perché raccontano una storia. La penna con la quale abbiamo scritto il primo messaggio alla nostra fidanzatina, che non scrive nemmeno più, quindi non ha più nemmeno quello che Marx chiamerebbe il valore d'uso, no? Non c'è nemmeno il valore d'uso, non scrive più, però se dovessimo perderla staremmo molto male, perché c'è un valore simbolico. E poi dentro lo zaino ci sono appunto questi oggetti attraverso i quali vi racconto alcuni spunti del libro. Scusate, lo apro. Ecco, dovrò andare un po' a pescarli, naturalmente i primi saranno un po' difficili. Il primo oggetto è il più problematico, adesso infatti è anche il più problematico da trovare, è questo coltello. Tra l'altro, se mi ferma la polizia rischia di essere un'arma impropria, ma dico che sono stato a un picnic, no? È un coltello perché quando si parla di resistenza
Il tema che non si può non trattare è il tema della violenza. Il tema della violenza è un tema importante. Quando si parla della resistenza dei partigiani, inevitabilmente si affronta il tema della violenza. Quando si parla della resistenza all'oppressione, in casi di oppressione acuta, inevitabilmente si pone il tema della violenza. E il tema della violenza non può essere facilmente archiviato, è un tema importante. Ci sono situazioni nelle quali l'autodifesa porta anche a una reazione violenta, sarebbe meglio sempre evitarlo, ma nel momento in cui uno punta un mitra alla testa di tuo figlio, se hai in mano un coltello, può essere che glielo affondi magari in una gamba, magari non in pancia, però ecco, il problema della violenza è stato affrontato, devo dire soprattutto negli anni 70, 60, 70, da tutto il pensiero non violento, partendo da Gandhi, ma arrivando per l'Italia a Capitini, a Don Milani, a Danilo Dolci, no? Pensiero non violento, che per certi versi poi faceva dei passi insieme al pensiero femminista, no? Tutta questa galassia di pensiero critico che in quegli anni, io ero bambino quindi non li ho vissuti direttamente, ma in quegli anni un po' c'era un po' un fermento, no? Pensiero non violento ha avuto il grande vantaggio di porre una questione importante, che è la relazione tra i mezzi e i fini. Cioè, se tu vuoi ottenere una società non violenta, libera dalla violenza, non puoi usare la violenza, e quando la usi, perché sei costretto, perché come i partigiani che potevano liberare un paese dai nazisti attraverso le trattative, i nazisti ti sparavano, no? Ma quando la usi devi usarla il meno possibile e facendoti carico di quello che la violenza fa di te. Ci sono tante narrazioni partigiane, pensate a un grande libro come L'Agnese va a morire, che è uno dei più bei libri scritto da una donna, tra l'altro, sulla resistenza, dove questo tema è molto forte. Io non voglio diventare come loro. Io non voglio uccidere, non voglio uccidere. Prima di tutto non voglio uccidere, neanche il fascista, neanche il nazista. Se sono costretto a farlo, prima di tutto devo essere costretto, e non deve essere una copertura posteriore, no? Per un'azione che potevo evitare, e quando lo faccio devo rendermi conto che sto facendo qualcosa che può essere giusto, ma è male. Questo è il grosso problema. Ci sono azioni che possono essere giuste in quel momento, ma non sono azioni buone. A volte è difficile fare coniugare la giustizia con il bene, però è un obiettivo. Quindi tutto il pensiero della non violenza, che è un pensiero critico, che è un pensiero che non è un dogma, no? I grandi pensatori non violenti, a partire da Gandhi, non lo dicono, non lo mettono come dogma assoluto, lo mettono come prospettiva, no? Di pensiero, come prospettiva evolutiva, utopica se vogliamo, però tutto il pensiero della non violenza ci dice di stare molto attenti ad usare qualunque forma di violenza, prima di tutto quella fisica, naturalmente, ma poi anche quella verbale, quella del sarcasmo, quella dell'insulto, no? Perché la violenza ti cambia e ti rende troppo simile al tuo avversario. L'esempio sul linguaggio. Chi si oppone ad un ordine del dominio maschilista, antifemminista, che va contro la differenza di genere, gli omosessuali, eccetera, io sono convinto che non possa usare quel linguaggio per squalificare l'avversario. Faccio un esempio concreto. Io mi arrabbiavo moltissimo quando, per attaccare la politica del ministro Brunetta, che sia chiaro io non condivido per niente, che trovo uno dei peggiori ministri della storia del dopoguerra, però si faceva dell'ironia sul fatto che Brunetta è basso. Io credo che questo, dico una cosa forte, sia un modo di pensare fascista. Perché prendere in giro una persona per una sua caratteristica fisica è un modo di pensare fascista, che tra l'altro non dice nemmeno il motivo per cui io sono contro il ministro Brunetta. Poteva essere anche alto 2 metri, la sua concezione soprattutto nel governo Berlusconi, la sua concezione del lavoro degli dipendenti pubblici era per me assolutamente inaccettabile. Ma non mi importa se Berlusconi è pelato, se Brunetta è basso, se quell'altra c'ha il seno grosso o va in Parlamento scollata. Se chi si oppone a un certo sistema utilizza sistematicamente le armi dialettiche dell'avversario, rischia di diventare come l'avversario.
E questa è una tentazione molto forte, perché ti sembra di essere più efficace, no? Io ho imparato queste cose facendo politica, io faccio politica da quando avevo 13 anni, la politica per me è una grandissima passione, prima di tutto una passione. E quando ero ragazzino che si andava a fare politica nei gruppi, erano le donne, no? Che ci dicevano, ti rendi conto di quello che hai appena detto? Hai fatto una battuta antifemminista, hai fatto il commento sul sedere della vice sindaco, hai detto che la tal politica potrebbe andare sulle strade a bruciare i copertoni. E come ti permetti di dire una cosa del genere? Io sono una donna, io mi sento offesa in quanto donna. E le donne continuavano a richiamare noi maschi, soprattutto giovani che eravamo un po' ingenui da questo punto di vista, a dire no, se vuoi cambiare devi cambiare, e si parte da lì il cambiamento. Poi la attacchiamo, la vice sindaca, la attacchiamo sul piano politico, no? L'attacchiamo perché le cose che fa le riteniamo sbagliate. Quindi la prima cosa è resistere alla violenza che noi portiamo dentro, che in qualche modo c'è perché siamo figli di questo sistema, ma non può diventare un alibi. Questo è il grande problema. Noi non siamo santi, noi non veniamo da altri pianeti, siamo figli di questa società, abbiamo dentro un marchio della violenza, ma il fatto di saperlo, di esserne consapevoli, ci aiuta a non farlo uscire, ci aiuta a chiedere scusa quando ci capita di fare un'azione, soprattutto linguistica spero, di tipo violento, e a non trovare alibi. Io penso che l'educatore non può essere perfetto, non può essere un santo, perché non sarebbe di questo mondo e non avrebbe neanche presa sulle persone, perché lo vedrebbero come qualcosa di assolutamente trascendente, però non può nemmeno autoassolversi. L'autocritica, la continua autocritica, no? Il continuo pensare ho sbagliato perché sono umano, ma il fatto che sono umano forse giustifica l'errore che ho appena fatto, non mi legittima a ripeterlo. E questa è la vigilanza sulla violenza, che naturalmente non è soltanto fisica. Rimaniamo però sul piano fisico, e il secondo oggetto che vi volevo mostrare è questa spazzola per capelli, è una spazzola di una delle spazzole della mia bambina, ragazzina ormai, con la quale si sistema i suoi capelli, perché uno dei temi che a me stanno molto cari rispetto alla resistenza è il tema della cura di sé, è il tema della riscoperta della propria dignità fisica, corporea. Sappiamo quanto il denudamento, la costrizione a fare i propri bisogni in pubblico, la continua vivere nella sporcizia fosse un elemento di disumanizzazione nei campi di sterminio, ma pensatelo anche negli ospedali psichiatrici, ci sono dei libri di Basaglia, di tutti questi autori sulle condizioni dei ricoverati negli ospedali psichiatrici. Uno dice questo è Auschwitz, non è la stessa cosa naturalmente, ma i meccanismi sono molto simili, pensate ai centri di detenzione, ai centri per immigrati, alle carceri. E quindi la resistenza è recuperare la propria dignità anche a partire dal recupero della propria intimità, il pudore. L'importanza di insegnare, di imparare e di insegnare il pudore ai bambini e ai ragazzi, alle ragazze. Ci sono ragazzine di 15 anni che vanno in bagno, si fotografano le parti intime e poi mettono su Instagram la foto con un account anonimo dicendo 10 punti, datemi dei like. Capite la differenza rispetto a una ragazzina che con la sua compagna si confronta quelle parti del corpo, no? Vede, è una differenza abissale. Il secondo caso è un caso tipico dell'adolescenza, no? In cui c'è la curiosità, c'è la voglia di vedere la differenza col corpo dell'altro, di vedersi crescere. Il primo caso è la spudoratezza. Io non sono molto amico delle tecnologie, questo chi mi conosce lo sa. Però se dovessi dire qual è la prima parola che mi viene in mente a proposito della rete, è spudoratezza. È un ambito nel quale non esiste il pudore, nel quale siamo sempre nudi. Se lo vogliamo, uno può anche non postare niente, non usare i social, ma l'attenzione, naturalmente soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per quelli che si stanno formando, che magari hanno meno attenzione critica, no? L'attenzione dovrebbe essere sempre questa: quel posto lì ti vuole nudo, nudo come sentimenti, nudo come emozioni, devi dire tutto, devi mostrare tutto, devi raccontare tutto, mettendoti alla mercé di chiunque e non capendo che alcune cose, come dicevo prima, le puoi raccontare al tuo migliore amico.
le puoi far vedere alla persona che ami, le puoi raccontare a un terapeuta se decidi di fare un percorso in cui sei seguito da un professionista, le puoi raccontare a te stesso nel tuo diario, scrivendo una poesia. Devi raccontarle a 5.000 persone, di quali 4.500 non sai nemmeno chi sono perché gli hai dato l'amicizia, perché li hai visti una sera. E allora questo recupero del pudore, questo recupero della cura di sé, del tesoro che il tuo corpo è, mi sembra fondamentale proprio in prospettiva resistenziale. Quando si parla di educazione sessuale, no? In questi giorni il dibattito è molto intenso, ma in realtà questo dibattito dovrebbe portare a una riflessione su cosa vuol dire educazione sessuale. Certo, vuol dire spiegare soprattutto la terminologia, perché quelle cose che si sono sentite in questi giorni sono indice di un'incredibile ignoranza. Si confonde ancora omosessuale, pedofilo, transessuale, è stato tutto un calderone, no? Ignoranza oppure, credo, anche volontà di confondere le idee. Quindi occorre un'operazione di illuminismo spiegando i termini, però soprattutto spiegando che tu gestisci la normalità del tuo corpo. Non esiste la normale, non esiste la devianza, ma esiste la tua normalità. Che è diversa da chiunque altro. Non esistono gli eterosessuali, gli omosessuali, i transessuali. Esiste la persona, che certamente ha in comune con altre persone un certo tipo di esperienza, può confrontarsi, ma l'esperienza è sempre unica e noi lo impariamo quando ci prendiamo cura del nostro corpo, quando sappiamo cosa ci fa stare bene, quando scegliamo un cibo e magari lo prepariamo con le nostre mani perché ci piace, quando ci teniamo in ordine, quando scegliamo una camicia non perché sia particolarmente costosa ma perché ci piacciamo con quel colore, quando le donne nel campo di Ravensbrück si truccavano attraverso dei mattoni sbriciolati, attraverso dei cosmetici fatti con quello che avevano. Io l'ho sempre trovato una cosa straordinariamente poetica, e una di queste donne quando viene liberata dice: noi volevamo essere belle. Volevamo essere belle perché noi eravamo donne, eravamo esseri umani e loro volevano toglierci l'umanità, la dignità e la bellezza. E noi ci facevamo belle attraverso questi cosmetici fatti con ciò che ci capitava di trovare. Quindi la cura di sé, l'attenzione a se stessi e la conoscenza del proprio corpo, di ciò che ci fa stare bene e di ciò che ci fa stare male, che è l'inizio per la conoscenza del corpo dell'altro, no? Quando io ho familiarizzato col mio corpo, ho scoperto cos'è il mio piacere, cos'è il mio dolore, ho imparato a valorizzare il mio corpo anche attraverso il pettine, anche attraverso la doccia, anche attraverso la camicetta un po' particolare, sono pronto a incontrare l'altro e a scoprire che l'altro è diverso da me, e proprio in questa differenza c'è l'arricchimento reciproco. Però se non ho fatto prima, o contemporaneamente, ma secondo me concettualmente prima, un lavoro su di me, un lavoro di auto-osservazione, di cura di sé, diventa un grosso problema. C'è stata l'Associazione Italiana Pediatri, che durante il primo lockdown ha fatto, l'Associazione Italiana Pediatri è un'associazione che fa dei lavori molto importanti, anche delle pubblicazioni molto molto importanti e molto critiche, soprattutto sul tema dei nuovi media, però ha pubblicato un rapporto nel quale a novembre dell'anno scorso, quindi tra il primo e il secondo lockdown, riportava una statistica e diceva che i ragazzi si lavano molto meno. Hanno perso l'abitudine del tenersi puliti, e per forza non dovevano mai uscire dalla loro cameretta, cosa mi lavo a fare? Capite che questo è gravissimo, ma non è gravissimo solo sul piano igienico, è gravissimo sul piano della cura di te. Tu devi tenerti pulito prima di tutto per te stesso, poi certo, perché andando in mezzo agli altri, se hai un cattivo odore sei sgradevole, ma prima di tutto devi essere tu a essere felice di farti una doccia, di tenerti lavato, di tenerti in forma, no? Adeguarti ad un modello del palestrato, della ragazza magra, per essere fino in fondo te stesso. Ecco, questi ragazzi che si lavano di meno, che si cambiano di meno la biancheria intima, a me ha fatto suonare un grosso campanello d'allarme, no? Perché vuol dire che dobbiamo riabituarli all'attenzione verso se stessi, all'amore verso il proprio corpo, che è il principio fondamentale dell'amore per gli altri, all'amore per tutto il proprio corpo. Ho riletto in questi mesi un grande classico della cosiddetta antipsichiatria, che io diviso
di Ronald David Laing, che è stato un libro fondamentale negli anni 70. E in questo libro c'è una paziente schizofrenica che dice al terapeuta: io vorrei essere amata per tutta me stessa, io voglio una persona che di me ami anche la pipì e anche la cacca. Ecco, capite che questa persona sta dichiarando un'esigenza, la sta dichiarando con parole fortissime, parole che magari anche un po' ci disturbano, ma sta dichiarando un'esigenza del fatto che l'essere umano, lo sa bene Dante, che ha messo tutto questo nella commedia, l'essere umano è tutta questa cosa, no? L'essere umano è tutto ciò che passa dentro, attraverso, che sfiora, che accarezza, che entra, che esce dal suo corpo. È tutto questo. Per alcune cose sviluppiamo un sano rifiuto, no? Li allontaniamo da noi perché la nostra civiltà ci ha portato a questo, per alcune cose acquisiamo un piacere, una curiosità, un desiderio, ma questo è il fulcro della resistenza, secondo me, è proprio corporeo. E il corpo poi, scusate, ma sto andando un po' alla cieca, e quindi il corpo fa tante cose, come trovare il prossimo oggetto. Una delle cose che fa il corpo è giocare. Questo è un binario di un trenino, di quelli in miniatura per bambini. Io trovo che il gioco sia un'altra grande forma di resistenza, perché il gioco ha una cosa in comune con l'arte, che è inutile, che non serve a niente. Kant lo diceva molto chiaramente: il gioco è fine a se stesso, non ha altra finalità. Giochi per giocare. Un po' come l'amore, no? Perché ami una persona? Perché la ami. Se c'è un altro motivo, rischia di essere un amore un po' strumentale, no? Un amore un po' inquinato. Io ti amo perché ti amo. Non perché sei bello, perché sei bella. Certo, a me appari bella perché ti amo, ma non è che ti amo perché appari bella. E allora questo abituare i bambini al gioco. I bambini giocano sempre meno. Giocano sempre meno il gioco libero, giocano sempre più i giochi organizzati dagli adulti, giochi competitivi. Noi adulti abbiamo fatto un'operazione gravissima, abbiamo spalmato la competitività ovunque, nelle scuole, nelle palestre, negli oratori, ovunque. Non c'è più un ambito che sia libero da competitività. Attenzione, non da competizione. Si parlava prima della nazionale, abbiamo visto Italia e Inghilterra, speravamo che vincesse l'Italia. Quello è sport, uno deve vincere e uno deve perdere. Ed è giusto che sia così, perché anche se si pareggia, poi si va ai supplementari, si va ai rigori. Quello è lo sport. Quello è un ambito di competizione che dovrebbe essere sana, non drogata, non falsata, ma tutto il resto no. Perché bisogna andare a scuola per competere? A scuola si va per stare bene, si va per crescere, per confrontarsi. E anche per imparare un po' la sintesi di tutto questo che ho detto. Ma perché io devo prendere 8 per prendere in giro te che hai preso 7? Perché ci deve essere questa competizione sparsa ovunque? Allora il gioco dovrebbe essere la cifra di ciò che si fa liberamente. Gioco perché ho voglia di giocare. E io credo che questa cosa valga anche per l'imparare. Io sono convinto che uno perché a 17 anni dovrebbe imparare Dante. E guardate, quando dico imparare Dante, dico proprio imparare Dante, andare a fare le analisi precise, filologiche, non vabbè, facciamo, recitiamo un po' il canto quinto, no, no. Ma perché? Perché è bello. Non c'è un altro motivo, non c'è nessun altro motivo a 17 anni per imparare Dante. Nel senso che se poi uno vuole diventare un professore di letteratura italiana, lo va a studiare all'università. Ma se io ti faccio vedere che questa cosa qua, ma mi servirà nella vita? Sì, ti servirà tantissimo nella vita aver dedicato il tuo tempo a godere della bellezza, dell'italiano, della matematica, dell'inglese, della fisica, della chimica, di qualunque cosa, e a capire che la bellezza richiede anche sforzo, che la bellezza non si schiude così al primo che passa, che la bellezza va interrogata, devi lasciarti interrogare, e questo è il gioco. Il gioco è una delle cose più serie che ci siano al mondo. Nietzsche diceva: l'adulto dovrebbe recuperare la serietà che i bambini mettono nel gioco. È bellissima questa cosa, la serietà. I bambini sono serissimi quando giocano, eh? Non vogliono essere disturbati, non vogliono che si disturbino, che si distruggano le regole del gioco. Quando dei bambini stanno giocando a calcio, magari su un campetto improvvisato, e un loro compagno fa apposta a toccare la palla con le mani, lo cacciano via, tu sei un guastafeste.
C'è un rompigiochi, dice Huizinga, è un classico di Rousseau, c'è un rompigiochi, no? È un po' come la frase del Vangelo dei bambini che non vogliono giocare né al funerale né al matrimonio, siete dei rompiscatole, voi non volete giocare, se volete giocare dovete accettare le regole del gioco. Ma perché? Perché con le regole si gioca meglio. Allora, se noi partiamo da quest'idea, no? Che il gioco è la metafora dell'attività libera, del fare una cosa perché ti piace, oltre alle cose che dobbiamo fare per dovere, ci sono anche quelle, dobbiamo fare anche delle cose che non ci piacciono, ma almeno alcune, farle proprio perché troviamo il gusto di farle, e ad ognuno trova il suo gusto, però l'idea che si possano fare delle cose con vera gratuità, che non hanno prezzo, che non ti fanno diventare né più bello, né più ricco, né più famoso, e questo mi sembra un grande esempio di resistenza rispetto all'idea che tutto sia vendibile, che le emozioni abbiano un prezzo, che i sentimenti abbiano un prezzo, che tutto deve servire a qualcosa. Devi imparare l'inglese alla scuola dell'infanzia, cosa che di per sé sono alcuni progetti bellissimi, ma perché poi andrai a lavorare in una multinazionale e lavorerai sull'import-export. Io quando sento questi ragionamenti dico, ma cosa stiamo facendo a questi bambini? Gli stiamo negando una cosa bella come imparare l'inglese. Ripeto, ci sono dei progetti di inglese per i bambini piccoli che sono fatti benissimo, che sono belli, che li fanno divertire, magari non alla scuola dell'infanzia, uno può dire aspettiamo la scuola primaria, ma per un futuro, che prima di tutto non sappiamo nemmeno se sarà così, non sappiamo nemmeno se arriverà, e rispetto al quale forse sono sempre in tempo a prendersi, come si chiama, un pet, un cat, quando hanno 20 anni. Se il problema è l'inglese che devi usare per la multinazionale, lavorare con l'import-export, se il problema è fare un'esperienza di bellezza, questo sì che ti fa crescere. Domandiamoci quanto i nostri figli, i nostri ragazzi, fanno a queste esperienze di totale gratuità, di totale inutilità. Quando dico che la scuola è inutile, lo dico nel senso nobile dell'inutilità. È inutile proprio perché fa la cosa più importante del mondo, farti innamorare di un oggetto, di un autore, di un teorema matematico, di una lingua straniera. E l'amore è inutile. L'amore è la cosa più inutile che noi abbiamo, se pensiamo alla parola utile come strumentale. Ti amo per raggiungere qualcos'altro, allora non mi ami, mi stai usando. Quante relazioni purtroppo conosciamo di questo tipo. Due oggetti che vi presento contemporaneamente, perché vanno insieme. Uno è una cartina stradale, una cartina in questo caso di Milano, ma perché era la prima che mi è venuta in mano, e l'altro è un, adesso magari eccolo qua, è un orologio, questo è il ricordo di mio papà, quindi è decisamente piuttosto vecchio, però funziona ancora. Lo spazio e il tempo, i due, ci va Kant, no? Le due coordinate fondamentali della nostra esistenza. Noi viviamo nello spazio e viviamo dentro il tempo, forse siamo vissuti dal tempo, no? Lo spazio e il tempo, senza queste due coordinate la nostra vita non esiste, non esiste. Spazio, tempo e corporeità sono i tre grandi assi della nostra esistenza. Allora, pensate allo spazio. Quali spazi sono davvero nostri? Pensate agli spazi del ricordo. Io, quando ero bambino, ho vissuto in una corte, no? In un paese, in provincia di Como, e poi a 10 anni siamo andati via, era la casa dei miei nonni, insomma, per parecchi anni non ho più rivisto questo spazio, ma proprio tanti. Verso i 40 anni mi è capitato di rientrare in questo posto per una cosa che dovevo fare, e ho detto, mamma mia com'è piccolo, è minuscolo, no? C'era questo piccolo boschetto dove giocavamo agli indiani, che mi sembrava una foresta, sono 4 piante in croce, e mi ha sconvolto questa cosa, che è un po' tipica, no? della memoria, dell'infanzia, no? Il rimpicciolirsi. Però in quello spazio ho ritrovato davvero tanto di me. Allora, quanto è importante vivere in spazi che siano veramente nostri, magari microspazi, il cassetto che abbiamo soltanto noi. Moltissimi anni fa, il primo convegno al quale ho partecipato come relatore, avevo un pezzettino, parliamo di tanti anni fa, c'era ancora Riccardo Massa, si chiamava, l'ultimo convegno organizzato da Riccardo, si chiamava Sottobanco. Sottobanco, è stato un convegno storico fatto alla Statale. L'idea di questo, vi ricordate i banchi che avevano quello spazio sotto, no? Dove
smetteva il libro di matematica durante la verifica, le figurine, i giornalini, le biglie. Quello spazio lì è uno spazio di grande resistenza, perché è uno spazio individuale, è uno spazio che sottrae allo sguardo della maestra, dell'insegnante, che magari condividi col vicino di banco, ma è il tuo spazio. Quello che io chiamo un buco bianco, no? Anche questa cosa dei buchi bianchi, quelle cose che vengono in mente così. Avevo letto un saggio di Kandinsky, bellissimo saggio di Kandinsky, lui diceva c'è il buco nero, che è quello degli astronomi, quello che assorbe tutto, quello che distrugge. Il buco nero è proprio il punto di massima distruzione dell'universo, forse anche di costruzione, ma il buco bianco è il contrario, il piccolo spazio di resistenza, il posto ancora una volta dove sto bene, dove incontro me stesso e dove posso incontrare gli altri. Qui la resistenza diventa pubblica, lo spazio del dibattito, lo spazio dell'incontro. Pensate quanto è importante questo dopo un anno e mezzo di coronavirus, no? Il potersi ritrovare negli spazi, ma magari non solo gli enormi spazi. C'è un altro grande classico, sto un po' rileggendo per un corso che vorrei fare all'università i grandi classici del pensiero della psichiatria democratica, no? Ho riletto anche Asylums di Goffman, altro grande capolavoro, che è proprio un libro scritto a partire da un'esperienza negli ospedali psichiatrici. E alla fine Goffman dice: i grandi edifici del mondo ci danno sicurezza e servono, no? Avere davanti un muro bello solido, in modo che posso appoggiarmi e non crolla. Ma la nostra identità è dentro le loro crepe. E io l'ho trovata bellissima questa cosa. Lo spazio della crepa, il piccolo spazio che magari vedo solo io e che posso anche condividere con altri. La stessa cosa riguarda il tempo. L'essere, provare ad essere un pochino più, non dico padrone, una parola che non mi piace, ma essere un pochino più collaborativi col tempo, non esserne soltanto schiavi, ricavare il tempo della riflessione, i tempi morti. Ricordate le ore buche a scuola? E le ore buche erano le ore in cui dovevi inventarti qualche cosa, magari c'era il supplente, veniva e diceva: ragazzi, basta che non facciate troppo caos, fate quello che volete. E c'era chi portava la scacchiera e giocava a scacchi con compagno, c'era chi ripassava per la lezione dopo, c'era chi giocava, c'era chi faceva un po' di caos, no? L'ora buca era l'ora nella quale eri costretto, rimanendo dentro l'istituzione, dentro il ruolo di studente, non potevi esagerare altrimenti ti venivi punito, no? Però è uno spazio tuo. Io avevo amici che si portavano un libro, amici che scrivevano il loro diario, no? Chiacchieravano, facevamo la schedina. Tutte le settimane facevamo una schedina collettiva per cercare di fare 13, mai fatto più di 8 naturalmente, di 9, anche perché il milanista metteva la fissa al Milan, l'interista, e c'erano delle liti furibonde perché nessuno voleva far perdere la propria squadra. E ecco, questi spazi bianchi, questi tempi bianchi, questi spazi e tempi in cui io mi fermo, rifletto, penso, li abito a modo mio. Pensate al tempo dell'attesa, pensate al tempo della noia. La noia è un sentimento negativo? Se uno si annoia 24 ore, sì. Ma se uno impara a tollerare la noia, è una grande sfida. I ragazzi a scuola non devono annoiarsi. No, non devono annoiarsi 5 ore al giorno e 6 giorni alla settimana. Ma c'è anche il momento della noia. C'è anche il momento del fermarsi, del soffermarsi su una cosa, magari facendo uno sforzo, magari una cosa che non ti entusiasma, ma alla quale dedichi del tempo. E cos'è il tempo? Il tempo è amore. L'odio non ha tempo. L'odio è immediato. Io ti odio, ti accoltello. Dal sentimento al gesto non passa neanche un secondo. Ti odio e ti metto un coltello in pancia. Non mi interessa chi sei. Qualunque essere umano, se prende un coltello in pancia, muore o è ferito gravemente. Ti voglio bene e quindi voglio fare un gesto che ti dimostro il mio amore. Cosa faccio? Ti invito a cena. Ma dove? Sei vegetariano? Sei vegano? Ti piace il giapponese? Faccio un regalo. Che cosa? Un vestito? Cavoli, il vestito è molto personale. Allora telefono all'amico. Senti, devo fare un regalo a questa persona. Tu cosa mi consigli? Pensate quanto tempo spendiamo per l'amore vero. Anche l'amicizia, non penso soltanto a un amore erotico di coppia, all'amicizia, no? Per fare un gesto che sia bene per l'altro, non per te che lo fai. Regalare una cosa che piace a me, grazie. No, devo regalare una cosa che piace a te. Pensate, perché questa mattina, ieri pomeriggio, ho fatto esami
all'Università di Torino un programma sul bullismo e i ragazzi portavano anche alcune riflessioni sul cyberbullismo, no? Bullismo in rete. Il cyberbullismo è immediato. Io ricevo un video dove ci sono degli insulti su un mio amico, lo inoltro e in meno di un secondo causo una reazione a catena che va ai miei 100 contatti, poi ognuno di loro lo manda a 50, poi a 30, poi a 60, arrivo potenzialmente a 10.000 persone senza che passi più di un minuto. Come faccio a vedere l'effetto del mio gesto? Questo è l'odio. L'odio non ha tempo, l'odio non richiede riflessione, non richiede di entrare nei panni dell'altro. Per sparare in testa una persona non c'è mica bisogno di entrare nei suoi panni. Si sa che se una pallottola ti perfora il cranio tu muori, si sa. Ora capite quanto educare la lentezza? Io ricordo un mio amico, anche lui purtroppo è andato via prestissimo, Gianfranco Zavalloni, che parlava della pedagogia della lumaca, era un direttore didattico in Romagna, e parlava della pedagogia della lumaca, ma non nel senso un po' elitario, un po' modaiolo, di fare le cose piano, no, proprio nel senso che quando tu vuoi amare devi prenderti il tempo giusto, non troppo, non troppo. Anche l'amore non può attendere troppo. Se tu attendi troppo a confessare il tuo amore, a confidare il tuo amore ad una persona, magari la perdi, no? La capacità di stare nei tempi, di fare una cosa al momento giusto. Il vino deve invecchiare, ma fino a un certo punto. Ma poi diventa aceto, ma poi non è più buono, no? Il parmigiano deve stagionare, ma fino a un certo punto. Un'immagine bellissima di quelli che mettono quella specie di spillone nel parmigiano, lo tolgono, annusano e dicono no, ancora 6 mesi. Ah, sembra una cosa stupenda, no? Non so come facciano dall'odore a capire che non è ancora tempo. Quindi recuperare i tempi dell'attesa, ma non del procrastinare, non del rimandare sempre. Ci sono alcune cose da fare urgentemente. L'ambulanza deve arrivare nel più breve tempo possibile, allora per carità, benissimo il navigatore satellitare, benissimo il web che ti guida, no? Lì sì che serve essere immediati, lì c'è questione di vita di morte, eh? Pronto soccorso, quando è stato male il giocatore della Danimarca, lì l'immediatezza dei soccorsi gli ha salvato la vita, ma quello è un ambito della vita, dove serve essere rapidi, immediati, addirittura il telesoccorso che tu stai rianimando uno e a distanza di 300 km in un ospedale fanno il monitoraggio, ma benissimo, no? Qual è la tecnologia applicata per la vita? Ma quando tu devi prenderti cura di una persona che ha una malattia cronica, ci vogliono anni, anni di tempo rallentato, anni in cui devi stare di fianco, anni in cui non puoi affrettare i processi, una persona in stato vegetativo, devi stare lì e capire l'importanza del condividere questo tempo vuoto. Stai 4 ore di fianco a una persona che non si muove, asciughi il sudore, gli cambi le lenzuola e hai un ruolo importantissimo proprio per essere rimasto, dando un tempo veramente di qualità, con una grande fatica, è difficile, però è molto bello per tutti, perché io lavoro con studenti che fanno il tirocinio con pazienti in stato vegetativo, in sindrome di Lockedin, insomma quelli pazienti in situazioni critiche, anzi estreme, no? E dico sempre, voi quando state di fianco a un paziente e magari non state facendo, io lavoro con i fisioterapisti, no? Non state facendo un'operazione tecnica, no? Ma siete lì e state di fianco e tenete una mano, voi state lavorando sulla vostra relazione con quel paziente. A volte mi dicono, ma mi sembra di non fare niente per lui. Clinicamente, a parte che non lo sappiamo, sappiamo pochissimo, ma possiamo anche ammettere, clinicamente per lui non stai facendo niente, ma stai lavorando sulla tua relazione con un altro essere umano. È la relazione a essere al centro. E lavorare sulla relazione fa star bene te e possiamo presumere che faccia star bene anche lui. Certamente non lo fa stare peggio. Certamente è un lavorare sull'importanza delle relazioni con qualunque essere umano, anche quelli in condizioni disperate. Ancora un paio di oggetti. Questo, che è il più grosso e quindi faccio meno fatica a toglierlo, questo è una maschera, mi è stata regalata in Senegal, una maschera africana, che mi serve per parlare di una strategia di resistenza che è quella che possiamo definire del come se, cioè vivere in una situazione di oppressione, di dolore, pensate al dolore fisico, o pensate, questa è una strategia utilizzata anche da alcune persone sotto la tortura, astraendosi da se stesso. Alcuni torturati dicono, questo è molto tipico delle
degli orientali, no? Di coloro che hanno fatto dei tirocini nelle discipline orientali di meditazione, no? Pensavo che stessero torturando un altro al posto mio, non un altro mio compagno, no? Un'altra entità. Riuscivo a staccarmi dal mio corpo, riuscivo ad avere dei momenti in cui fingevo con me stesso. Dentro questa strategia di resistenza ci sono i sogni ad occhi aperti, le fantasticherie, il fatto di riuscire, per esempio, ad affrontare un lavoro alienante ma ripetitivo, che magari non richiede troppa concentrazione, ma semplicemente i gesti un po' tipo Charlie Chaplin, no? Di tempi moderni, fantasticando, tenendo sempre la mente allenata, tenendo sempre la mente altrove. Questa strategia ha un rischio, quella dell'alienazione, del perdere se stessi, del non rientrare più dentro la realtà. Se leggete le storie dei grandi sciamani che uscivano da sé, nell'estasi sciamanica, che andavano nei mondi lontanissimi che loro potevano visitare, il rischio era di non tornare più in questo mondo, quindi di perdersi nella pazzia, nella schizofrenia, nella psicosi, no? Quindi, però, è una strategia che può essere molto utile per avere sempre una parte di sé attiva. Ci sono alcuni deportati che imparavano a memoria liste di numeri, imparavano a memoria delle ricette di cucina, ripetevano i nomi dei loro amici in ordine alfabetico, poi il giorno dopo in ordine alfabetico inverso. Molte persone che hanno avuto le primissime avvisaglie di malattie degenerative, tipo l'Alzheimer, si vedono dare dai neuropsichiatri degli esercizi da fare tutte le mattine, tipo ricordare tutti i numeri di telefono, ricordare le date di nascita dei figli, dei fratelli, ricordare l'indirizzo della vicina di casa, no? Che è un rituale che permette loro di capire se c'è purtroppo una degenerazione in atto, ma comunque di lavorare su una parte sana di sé. Poi, quando si accorgono di dimenticare alcune date, vanno dal medico e dicono: guardi che... Però intanto hanno lavorato su una parte di sé che non è riducibile alla malattia. Ecco, questa maschera ci dà l'idea che noi non siamo mai riducibili a niente. Noi non siamo solo... vi faccio un esempio di come funziona il pensiero razzista. Il pensiero razzista, ammesso che si possa chiamare pensiero, funziona in modo molto semplice, molto banale, no? Ora, Ahmed è marocchino, tutti i marocchini sono uguali, tutti i marocchini sono ladri, Ahmed è ladro. È chiaro che la falsità logica di questo ragionamento è evidente a chiunque, no? C'è bisogno di aver studiato Aristotele. È chiaro che non c'è nessuna connessione tra queste frasi, però è un pensiero economico, un pensiero molto, molto, molto utile. Non perdo tempo con Ahmed, tanto sono tutti uguali. Ma il problema di questo, si può nemmeno chiamare ragionamento, è nella prima frase. Quando dico Ahmed è marocchino, sì, è vero, ma Ahmed è anche tante altre cose. Ahmed è un figlio, è un fratello, è un giocatore di basket, è uno cui piace la pizza, è uno studente, è un operaio. Ogni volta che noi riduciamo una persona a una categoria e cominciamo a dire tu sei questo, il pensiero successivo è allora sei come gli altri. Ma nessuno è mai solo. Certo, noi apparteniamo, ma siamo caratterizzati da tante appartenenze. Certo che io sono un professore universitario, e l'essere professore universitario dice tanto di me. Ma sono 30 anni, no, 25 anni che lavoro in università, sono contento di fare questo mestiere, ma è una parte di me. Io sono un professore universitario a modo mio, condivido con gli altri colleghi tutta una serie di cose. Ma non posso essere ridotto solo a questo, perché se mi riduci solo a una categoria, mi togli la possibilità di evadere e di essere tante altre identità. Anche il dibattito di questi giorni, no? Dicevo prima, gli omosessuali, i transessuali, dietro ogni etichetta ci sono tante storie diverse. Le persone che stanno facendo una transizione di genere, ognuna sta affrontandola a partire dalla sua storia, con sue motivazioni, con sue speranze, con sue paure, che poi tecnicamente l'operazione chirurgica sia la stessa, cosa di cui dubito anche sul piano medico, ma questo non dice nulla del fatto che ognuno vive la sua ricerca di una sua normalità. Vado verso la fine, ho ancora due oggetti, tre scusate, ma l'ultimo è proprio un flash. Questo che vi mostro è un attimo, eccolo qua, è un cacciavite.
Io sono molto legato all'idea, alle due idee di sabotaggio e di boicottaggio come strategie di resistenza. Sabotare vuol dire agire in modo da far saltare gli ingranaggi del sistema. Pensate ai famosi chiodi a tre punte che i partigiani buttavano per le strade per bucare le ruote dei camion dei fascisti, e che erano chiodi che stavano, comunque li lanciavi, avevano una punta che rimaneva verso l'alto, no? Quindi potevi lanciarli così e eri sicuro che avrebbero bucato dei camion. Beh, chi l'ha inventata è un genio, no? Ha pensato a dire: non è che devo stare ad andare a controllare, se no rischio di farmi prendere. Quindi tutte le volte in cui noi andiamo veramente a colpire il sistema nei suoi nuclei più precisi, è molto difficile resistere, perché il dominio è furbo, è scaltro, rischia di essere sempre un passo avanti, no? E quindi, per esempio, porsi di fronte alle richieste che le istituzioni ci fanno, coniugando il rispetto delle regole con l'obiezione di coscienza. Faccio un esempio molto concreto: la valutazione a scuola sta diventando una cosa totalmente inumana, con la scusa della presunta obiettività, ormai è soltanto un affare di algoritmi, no? E si va a calcolare, a inserire ogni singola, e il computer ti dà il voto, la media matematica, la media numerica. Io conosco insegnanti che dicono: io questa cosa, se me la chiedi, la faccio, sono un dipendente pubblico, il ministro formalmente confermato di un governo che ha la fiducia del Parlamento decide questo, però come valuto i miei studenti, il modo in cui comunico la valutazione ai miei studenti, questo lo scelgo io. Dico: ragazzi, io vi metto la media in decimi, poi però con ciascuno parliamo di come sei cresciuto, di cosa hai fatto. Lasciamo stare quel 9, quel 6, quel 2,4, quel 2,5. Io c'è un corso di laurea in cui devo valutare, ho 2,5 punti su 30 da dare ai miei studenti. E mi pare che io possa dire: ehi, oggi prende 1,7. Io mi rifiuto, io do a tutti 2,5, io lo faccio. Volete questi voti? Li do. Poi però con ogni studente all'esame parliamo di cosa è successo durante quell'esame. Perché io non posso accettare che la valutazione di uno studente sia ridotta a quella roba lì. Rifiutare, posso fare un'azione di disobbedienza civile, però se sono l'unico rischio di avere un effetto opposto. Uno calcola i costi e i benefici, a volte rifiuta, a volte se ne va sbattendo la porta e a volte rimane dentro facendo resistenza interna, con il boicottaggio. Ecco, il boicottaggio, pensate al boicottaggio delle multinazionali, a non comprare certi prodotti, no? Boicottare le Olimpiadi, anche qui è positivo o negativo? E dipende, anche i nazisti boicottavano i negozi degli ebrei. Il boicottaggio è uno strumento, dipende perché, a quale fine e che cosa stai boicottando. Non comprare alcuni articoli, alcuni prodotti, dipende quali prodotti, prodotti da chi e qual è l'alternativa. Io sono legato molto da sempre a tutta la rete del commercio eco, del fair trade, delle botteghe terzo mondo, no? Questa rete di commercio alternativo che ha avuto una grossa crescita, adesso purtroppo è un po' in difficoltà. E molto spesso mi sono sentito delle critiche legittime anche da persone con le quali avevo un rapporto di amicizia, ma anche di solidarietà politica, ma non cambia niente. Prima di tutto non è vero, e le cifre lo dimostrano, no? Ma il commercio equo ha anche creato un movimento di fondi, di denaro che vanno direttamente alle cooperative di produzione, che non è che proprio non cambi niente, ma è un gesto pedagogico. Il fatto di dire: faccio qualche chilometro in più perché lì posso comprare dei prodotti certificati che non si basano sullo sfruttamento dei bambini, io sono vegetariano e non uso la pelle, io sono vegetariano per trovare le scarpe, non è che posso entrare in qualunque negozio, adesso ormai si trovano quasi solo su internet le scarpe cosiddette vegane, no? Mi fa un po' ridere perché sembra roba da mangiare, ma insomma, va bene, e magari tira fuori qualche soldino in più, non sempre, anche lì di sapere dove andare, sono anche dei prezzi accessibili. Però è certo che ci devi dedicare anche qui del tempo, no? Ma l'affetto pedagogico che a me interessa, oltre a quello politico, è: se io in tasca 10 euro, decido io a chi darli e cerco di seguirli il più possibile, poi può anche essere che quello che viene a casa mia a prendere i soldi per Save the Children mi porta tutti i documenti in regola, in realtà è un truffatore, può succedere, certo. E gli dico: guardi, torni la settimana prossima, prendo delle informazioni,
le possibilità che sia un truffatore diminuiscono, ma ci sono sempre, va bene, ma il più possibile, siccome sono io a decidere a chi vanno i miei soldi, a chi va il mio consumo, quali, che noi che possiamo, sono milioni di miliardi di persone al mondo che non possono decidere niente, perché muoiono di fame e basta, noi che almeno possiamo decidere, scegliere, scegliamo in base a dei criteri che ci diamo tutte le volte e che tutte le volte sottoponiamo a revisione. Ormai sono tanti i siti, no, che ci dicono questa azienda è etica, questa no, quindi ormai c'è stata una crescita di questo sistema di certificazione etica e di controllo. Per avvicinarci alla conclusione, naturalmente gli oggetti sono limitati perché il tempo che abbiamo è limitato, ma ce ne sarebbero tanti altri. Il penultimo oggetto che ho portato è questo quadernino, che è un piccolo quaderno scolastico a righe, credo, dove non c'è scritto nulla per ora, perché la scrittura e ogni forma di scrittura, la musica è una scrittura, l'arte, la pittura, la scultura, la danza sono forme di scrittura, ogni forma di scrittura, ogni forma d'arte sono una forma di resistenza, e la cultura. Ecco, sulla cultura io mi limito a dire una cosa, a ricordare un passaggio bellissimo di Se questo è un uomo, quando Primo Levi sta traducendo a memoria il canto di Ulisse della Divina Commedia in francese. E ricordo sempre che Primo Levi era laureato in chimica, quindi non era un laureato in letteratura o in lingua francese. Quindi fa uno sforzo di ricordare a memoria il canto di Ulisse e di tradurlo in francese per il suo amico Jean. A un certo punto non si ricorda un verso e dice nel testo, attenzione che Primo Levi è l'autore più antiretorico che io conosca. Primo Levi non spreca mai una parola in più. Lui diceva: deve essere il lettore a essere indignato, non lo scrittore. Io non devo usare parole indignate, devo fare indignare te, quindi racconto la realtà. E lui dice, siccome non si ricorda il verso finale, dice: darei la zuppa di oggi per ricordare questo verso. Darei la zuppa, uno che pesava 35 kg, che stava morendo di fame, uno per il quale la zuppa quotidiana era l'unico aggancio alla vita, era l'unico momento in cui si mangiava, ammesso che si potesse definire mangiare, dice: no, in questo momento è più importante un verso della Divina Commedia da tradurre in francese. Perché lì, e c'è questo bellissimo passaggio, c'è il senso del nostro essere qui, ad Auschwitz. Questa è la cultura. La cultura è qualche cosa che non è più importante dei bisogni primari, perché se uno muore di fame letteralmente non può leggere Dante, non ha proprio nemmeno l'energia, no? Quindi certamente la prima cosa è sfamare, dissetare, dare un tetto, dare una casa, dare un riparo ai profughi, alle persone, ma immediatamente portare libri, costruire una scuola, portare danza, musica, arte, ritmi, suoni, perché la cultura è proprio quello schermo che noi in qualche modo mettiamo tra noi e la morte. Uno schermo fragilissimo. Non è che ci fa vivere di più, ma come dice Marguerite Yourcenar, ci fa arrivare nella morte a occhi aperti, ci fa arrivare vivi alla morte. Questo mi piacerebbe tanto che i nostri ragazzi vivessero a scuola. Una cultura che parla la loro dignità profonda. E guardate che succede. Io ho visto ragazzini in una scuola media, un insegnante di matematica eccezionale, stavano finendo un esercizio, è suonata la campanella e nessuno si è mosso, ma non perché il professore li avrebbe puniti, perché dovevano finire, no, prof, no, stiamo qui, adesso vogliamo proprio vedere come accidenti finisce questo esercizio, vogliamo arrivare al risultato. Il professore gli diceva: ragazzi, però c'è l'intervallo, vabbè, dai, finiamo l'esercizio. Ma io penso che se un insegnante riesce a fare questa cosa, ha dato a questi ragazzi una ragione per vivere. Ma tu vivi per fare... No, io non vivo una vita per risolvere un'equazione matematica, ma quei 5 minuti sì. È più importante dell'intervallo. E sappiamo quanto è importante l'intervallo a scuola. Ecco, allora, per chiudere questa carrellata di oggetti, l'ultimo oggetto è un oggetto leggero, non leggero sul piano del peso, ma leggero sul piano spirituale. È un giornalino di Paperino, Topolino, perché io credo che la resistenza sia anche saper sorridere, sia anche ironia, umorismo,
Senso dell'umorismo, l'umorismo ebraico, il vitz, che è la tipica barzelletta, quella che racconta Monio Vadia, no? La capacità di usare l'ironia socraticamente come mezzo per distanziarsi, allontanarsi un po' dall'oppressione. L'ironia che non è sarcasmo. Sarcasmo è ridere dell'altro, e sarcasmo è accanirsi sull'altro. L'ironia è ridere di se stessi. E allora poter ridere anche insieme agli altri. La persona ironica, io ne conosco alcune che piacere starci insieme, è prima di tutto autironica. E poi, visto che si prende in giro, gli permetti anche, a lui sì, gli permetto di fare la battuta sulla mia altezza, sul fatto che mi stanno cadendo i capelli, a lui sì, o a lei sì, perché lo fa perché mi vuole bene. Perché lo fa perché è un modo per stare insieme. Non lo fa con volontà di farmi male, ma di prenderci un po' meno sul serio. Prenderci un po' meno sul serio vuol dire prenderci straordinariamente sul serio, ma sapere che fra 100 anni nessuno di noi sarà più qui. Sapere che fra 500 anni forse non ci sarà nemmeno il ricordo, a meno che qualcuno di noi sia Dante o Beethoven. Sapere che fra 50.000 anni nemmeno di Dante ci sarà più il ricordo. E io credo che Dante lo sapesse bene, e proprio perché sapeva questo è stato Dante. Dante ha scritto un poema immortale, no, Dante ha scritto il più bel libro mai scritto nella storia dell'umanità, mi pare che basti, ma non c'è niente di immortale, l'anima per i credenti, ma non c'è nulla di umano che sia immortale. E quindi un provare a fare, l'ironia è l'umorismo, il sorriso, è far entrare la morte dentro la nostra vita, senza pensare di sconfiggerla, perché è folle pensare di sconfiggere la morte, non è possibile, perlomeno per il momento, ma pensando di addomesticarla, di farla stare un pochino più tranquilla, di affrontarla anche con un po' di umorismo, anche con un sorriso, sdrammatizzando un po'. Uno dice c'è poco da sdrammatizzare, apri il giornale, certo, ci sono i drammi, ci sono le tragedie, ma c'è anche il nostro sapere che le cose potrebbero andare meglio, ed è anche il sorriso che ci abitua a sperare che le cose vadano meglio. Il resistente non è uno che è sempre arrabbiato, il resistente è uno che si indigna, è uno che si arrabbia, è uno che sente l'ingiustizia come qualcosa che gli fa venire i brividi, ma è anche uno che sa prendersi i suoi momenti di distanziamento, che servono per essere ancora più forte. Giorgio Gaber scrive una canzone, una delle più belle. Personalmente io apprezzo molto il Gaber meno direttamente politico, quello delle canzoni come Il Dilemma, no? Nelle quali, come I Soli, L'Impotenza, nelle quali c'è meno un approccio politico, in realtà è molto più politico delle altre. L'Illogica Allegria. Lui racconta, sta viaggiando in autostrada, vede l'alba ed è felice. Anzi, allegro, perché allegria è un po' meno di felicità. E dice, il mondo fa schifo, tutto va in rovina, ma io mi voglio prendere il diritto di vivere il presente. È un'illogica allegria. Io la trovo un bellissimo ossimoro, no? Una bellissima frase per dire possiamo ogni tanto anche non essere del tutto logici, cioè possiamo ogni tanto abbandonarci a un piccolo momento di gioia di vivere, perché se io sento la mia gioia di vivere, la voglio anche per gli altri. Sono stato, ripeto, non diciamo felice, diciamo spensierato, allegro, per mezz'ora, beh, voglio che tutto il mondo provi questa mezz'ora, e poi un'ora, e poi 20 anni, e poi 50 anni. La felicità di tutti, che io penso sia l'obiettivo che ogni essere umano decente dovrebbe porsi, poi magari non lo raggiungeremo, ma ogni essere umano decente dovrebbe porsi la questione della felicità di tutti gli esseri viventi di questo pianeta, animali e piante compresi, però la possiamo percepire perché almeno per un pezzettino della nostra vita siamo stati felici e possiamo vivere questa felicità, questa allegria, senza sensi di colpa, ma con la proiezione verso un futuro migliore. La resistenza si fa anche col sorriso, non col sorriso un po' ebete di chi non vuole vedere la realtà, ma con il sorriso di chi è convinto che la realtà si può cambiare. Grazie. Oh, abbiamo apprezzato questa borsa di Mary Poppins, che usciva veramente di tutto, è stato meraviglioso. E
Il bello è che ogni volta che proponevi un argomento mi veniva una domanda che poi veniva superata dalla spiegazione successiva, ma vi voglio attaccare a una bellissima definizione che è stata fatta sulla cultura, lo schermo fra noi e la morte, che è bellissima, quando poi si dice che c'è una mancanza di discorso sulla morte. Perché se ne parla così poco e a volte quando se ne parla si parla solo in termini numerici? Cioè noi la spersonalizziamo così tanto, forse per difenderci, dove non c'è mai il nome, cioè, c'è la questione delle vittime, 20.000 vittime nel Mediterraneo, ma se fosse nome e cognome ce li dovessimo... Abbiamo l'esempio delle torri. Una volta all'anno, quando c'è la ricorrenza, vengono letti i nomi delle... E lì fa paura, cioè c'è una presa di posizione, una presa di coscienza. E probabilmente forse noi ci difendiamo, non parliamo mai della morte, ci difendiamo proprio anche spersonalizzandola. Sì, io credo che la morte sia... La morte è l'oggetto sul quale ho lavorato di più nella mia vita di ricercatore. Forse diciamo al primo posto la Shoah, secondo posto la morte. I miei figli mi dicono sempre, certo papà che è un'allegria, avete ragione ragazzi, però d'altro canto insomma. Però mentre la Shoah è veramente un tema sul quale insomma c'è poco da, oddio, c'è poco da scherzare anche qui, per fare un dibattito sull'ironia per esempio di Moniovadia, il primo, però certamente un tema, è proprio un buco nero, no? La morte non è necessariamente così seria. Però la morte ci pone un problema, che è l'unica cosa certa, l'unica certezza che noi abbiamo, ma è la cosa più incerta di tutte, perché noi sappiamo che dovremo morire, ma non sappiamo quando. Questo è il problema, perché noi siamo abituati ai, scusate il riferimento scolastico, ai test a crocette, no? O sì o no, o uno, o due, o tre. Una domanda, una risposta giusta e tre sbagliate. La morte, ma come l'amore, come l'arte, come ogni vera esperienza, come il dolore, come il piacere, ma la morte in particolare non ci pone di fronte alla unione tra certezza e incertezza. Quindi una cosa di cui siamo sicuri, ma la cosa di cui siamo meno sicuri al mondo. E questo che ci spinge ad allontanarla, no? A fare finta di non vederla. E credo che questa sia molto legata ad una forma di arroganza dell'essere umano, una parte degli esseri umani, che l'essere umano in realtà non esiste, ma che è l'idea di poter padroneggiare tutto. Noi siamo i padroni dell'universo, no? Poi basta un cosettino che non si vede nemmeno a microscopio per sconvolgere ma fa niente, continuiamo a pensare di essere i padroni ancora, no? Guardate, io trovo meraviglioso che l'essere umano nel giro di un anno abbia saputo trovare, forse speriamo, tocchiamo ferro, il vaccino per un virus così devastante. Sono contento, sono felice, penso che queste persone abbiano fatto un grosso lavoro, ma non è che adesso abbiamo sconfitto tutti i virus, basta, non ci saranno più virus, non ci saranno più morti. Speriamo che tutto questo ci abbia insegnato che non siamo i padroni, che possiamo assecondare la vita, possiamo stare di fianco alla vita, inserirci dentro i ritmi della vita. Faccio un esempio, guardate, banalissimo. Se la natura produce le angurie a luglio e le noci in inverno, beh, non è che la natura è proprio stupida, no? Perché le angurie, essendo frutti ricchi di acqua, servono d'estate, quando si eliminano i liquidi attraverso il sudore, le noci, essendo cibi più proteici, servono d'inverno. Ma perché dobbiamo mangiare le angurie a dicembre e le noci ad agosto? Perché? Nei supermercati ci deve essere tutto subito in qualunque momento. C'è gente che si fa arrivare le primizie dal Brasile. Ma aspetta, ma vi ricordate da bambini? Io non sono uno di quelli che dice si stava meglio quando si stava peggio. Non è vero, cioè il mondo in certe cose è molto migliorato. Però in alcune cose no. Vi ricordate la prima fetta d'anguria da bambini? Quanto l'aspettavi? Oppure la prima fetta di panettone a Natale, guai ad mangiare il panettone o il pandoro, poi qui ci sono scontri teologici, no? Prima di Natale.
E accidenti, però te lo gustavi. Non è che non te lo do il panettone, non è che non è un elogio della miseria. La miseria è una cosa orribile. Chi elogia la povertà non sa cosa vuol dire essere poveri. La povertà è una cosa orribile, ma è un elogio della sobrietà. La mangiamo, ma al momento giusto. La sera d'estate, quando sei sudatissimo, però te la gusti davvero, a parte che ti fa anche bene. Perché poi quello che ti fa bene ha un senso se una cosa ti fa bene o ti fa male, no? Però è un assecondare la natura. Noi vogliamo sempre forzarla. C'è un bellissimo libro di uno biologo che si chiama Caglio, non mi ricordo il nome, Matteo mi sembra, non mi ricordo il nome di battesimo, è sugli OGM, ma in realtà più ampio il tema, si intitola Quando l'uomo si crede Dio, e analizza la produzione di alcuni organismi geneticamente modificati totalmente inutili. Le mini mucche, io non sapevo che esistessero, le mini mucche. Lui dice, non hanno nessuna utilità, anche ammesso che sia etico, modificare geneticamente un organismo per un'utilità, ammettiamolo anche, lui lo nega, ma per un attimo, per assurdo, questo è semplicemente un voler giocare a fare Dio, un voler dire sono io il padrone. È peccato che poi arriva la mucca pazza, arriva la SARS, arrivano le malattie, la natura matrigna, la natura fa il suo mestiere, la natura fa la natura. O impariamo a vivere dentro la natura, che è morte. Quando in autunno facciamo in questi nostri boschi bellissimi, noi abbiamo la grande fortuna di vivere in Brianza, dove la natura è ancora molto bella, i nostri boschi sono meravigliosi, no? E d'autunno ci sono io vivo ad Arco, i boschi di Bernate, tutta la zona su, poi verso Montevecchia, d'autunno è una meraviglia, no? Cioè, arrivare Monet a fare un quadro. Ma noi stiamo godendo della morte, perché la foglia gialla è la foglia che sta morendo. L'autunno è il grande momento della morte, no? Almeno per le piante che perdono le foglie. Certo, la pianta non muore, ma quella foglia lì morirà. Così bella, e se la porti a casa o la metti in un erbario, no, fai tutte le operazioni, o altrimenti si secca. Ma è molto poetico che noi godiamo della morte. La foglia non è contenta di questo, probabilmente, ma questo fa parte della vita. Accettare la morte, una buona morte però, la foglia lì muore al momento giusto, non muore perché è arrivato uno a disboscare tutti i boschi della Brianza per costruirci sopra dei palazzini di cemento armato, no? Quella è una morte sbagliata, ma la morte giusta di quella foglia è il momento in cui si deve staccare, e si deve staccare, e probabilmente, noi non sappiamo, non siamo delle foglie, lo fa anche con un po' di rimpianto, ma lo fa anche pensando è arrivata la fine. Ecco, la morte non è mai, io sono convinto che io non amo la morte, perché amare la morte, secondo me, non è umano. Fascisti nazisti, no? Quando il Duce diceva chi teme la morte non è degno di vivere. Questa frase dice tantissimo sul fascismo. Io temo la morte, io non voglio morire stasera. No, perché quindi quando vado a casa non andrò a 250 all'ora. E quindi non mi bevo alcol quando guido, non mi sniffo cocaina, perché temo la morte, però l'accetto come mio destino, no? Allora, stare dentro la morte non amandola, non cercandola, non provocandola agli altri, ma vivendola come il nostro destino, che si può raggiungere con dignità. Ecco, questo a me sembra un dato fondamentale. Il che vuol dire parlare della morte ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. Se voi leggete le favole, le fiabe di tutte le culture, sono piene di morte, ma morte cruenta. Ma voi pensate a Cappuccetto Rosso. Cioè, arriva il cacciatore e sventra il lupo e gli tira fuori la nonna e Cappuccetto Rosso. È una roba da film dell'orrore, da Dario Argento. Cioè, ma poi il povero lupo, essendo animalista, però vabbè, è una favola, no? Cioè, le favole, cioè i sette nani disperati attorno a Biancaneve, che è morta, capite? Non è in catalessi, non è morte apparente, è proprio morta. Così il principe azzurro può fare veramente un gesto d'amore, se no, vabbè, è una che è un po' svenuta, il principe azzurro ha due schiaffettini, dai Biancaneve andiamo a farci un giro, non è questa la fa... No, non diciamo che è morta, non diciamo che il gatto è morto, non diciamo... Io ho fatto molto sport, basket, che è il mio sport, ho fatto il giocatore,
con risultati su cui preferirei stendere un velo pietoso, però ho fatto l'allenatore e lì mi sono molto divertito, no? Ho provato a perdere delle partite importanti e porca miseria, quando io penso i giocatori inglesi, tutta questa polemica veramente ridicola sulla medaglia, sono stati male quando hanno perso e io penso che sia anche giusto, ma cosa, scusate, ma che cosa gliene frega a Harry Kane? Harry Kane guadagna in un giorno quello che io guadagno in 30 anni, cosa gli dice? No, sarà stato male, se no non è uno sportivo, se no è un mercenario e non mi interessa nemmeno guardarlo giocare. Ma io penso che sia stato male, è un momento di morte, di piccola morte, no? Però insomma perdi un europeo in casa dopo che sono anni che vuoi vincerlo e pensate, no, non facciamoli nessuno deve perdere, nello sport è pazzesco, nella scuola si crea la competizione, si fa la partita, no, nessuno deve perdere, è il contrario, no? Allora provare a gustare il senso della perdita, che qualche cosa lo perdi per sempre, che qualche cosa lo perdi e poi lo recuperi, che qualche cosa non lo perdi mai, no? La memoria, si lavora tanto sul tema della memoria, ma la memoria entra in funzione quando c'è la morte, cioè quando un'esperienza non la puoi più vivere, allora la recuperi con la memoria. Ma se io posso andare ancora domani in uno stesso posto dove ho visto un bel tramonto, poi dopo il 40° tramonto dici sì, ma ho capito, sempre il solito sole che tramonta. Se so che non ci andrò mai più, a Capo Nord, no? Io sono andato una volta, spero di tornarci con i miei figli, però non ne sono sicuro. E allora tengo dentro il cuore il sole a mezzanotte. Quelli che abitano a Capo Nord dicono, mezzanotte è anche una gran scocciatura, perché qua abbiamo 20 ore d'inverno, voi venite a vedere il sole, ma le 20 ore di buio d'inverno ce le becchiamo noi. Quindi questo vivere la precarietà fino in fondo, che non si può staccare da un discorso sulla morte, a partire dai piccoli proprio. A proposito quando si, del primo argomento che era sulla violenza, ci sono due parole che iniziano però che apparentemente potrebbero essere in contraddizione. Oblio, laddove viene detto che è dimenticare per rendere meno bruciante la ferita, e l'odio, laddove addirittura, riferendosi a degli scritti di anni passati, occorre imparare ad odiare. Cavoli, è molto, molto complesso il tema. Parto dall'odio. Io sono convinto che l'odio sia un sentimento umano. E se è un sentimento umano, non può mai essere fino in fondo cattivo, né fino in fondo buono. Accettare l'odio che io ho dentro di me significa imparare a non trasformarlo in azione violenta. Io ti odio, lo so, e faccio di tutto per non farti del male. Massimo, vado a casa e scrivo una pagina di diario in cui dico, magari solo a me stesso, tutto quello che penso di te. Quando i bambini dicono, mamma ti odio, no, lo sai che non è vero. No, mi odi, va bene, no? Ti ho appena detto che non vai alla festa del tuo amichetto, mi odi, va bene. Beh, ti passerà, no? E questo pensare di avere soltanto sentimenti che noi definiamo positivi, mai odio, mai paura, mai orrore, mai desiderio di morte per l'altro. Freud dice una cosa molto bella, dice che io uccida mio padre in sogno o nella realtà, per il mio inconscio non fa nessuna differenza, per mio padre sì. È geniale questa cosa. Cioè il desiderio di uccidere tuo padre non è negativo, è il parricidio che è negativo. Ma se io provo il desiderio di ucciderlo e lo trasformo, come Kafka, no? Che scrive Lettera al padre, questa opera violentissima, non ha mai toccato, tolto un capello a suo padre, beh, ha fatto un'opera che rileggiamo ancora dopo tanti anni ed è uno dei grandi libri della letteratura occidentale, no? Quindi quando l'odio viene represso, io non posso odiare, si rischia di farlo uscire da un'altra parte, le reazioni incontrollate. Il problema è che non dobbiamo odiare, secondo me, la persona, se non simbolicamente, ma dobbiamo odiare la situazione, cioè io non odio il singolo nazista, ma odio il nazismo, del quale per una minima parte anche il singolo nazista è una vittima,
per una minima parte, non possiamo dire che i nazisti sono vittime quanto lo sono i 6 milioni di morti ad Auschwitz, ovviamente, ma per una minima parte in quel nazista, che sia Eichmann, che sia Goebbels, che sia Hitler, c'era la possibilità di una vita diversa. C'era. Non si è verificato fino all'ultimo. Hitler fino all'ultimo è stato convinto di aver ragione, no? Però l'odio è verso la situazione, verso il contesto, verso quelli che io chiamo i dispositivi del potere. E questo ci aiuta, da un lato, appunto, a liberarci dalla questione della violenza, no? Io devo fare violenza al sistema, quindi in realtà una non violenza nei confronti della persona, limitare al minimo i danni alle persone. E dall'altro ci abitua ad essere, termine che ha usato un mio studente, molto bello, un termine, lui diceva, essere misericordiosi, un ragazzo molto religioso, essere misericordiosi con noi stessi, cioè non dire giustificare tutto quello che si fa, ma essere misericordiosi con i propri sentimenti. Tra l'avere un sentimento e l'esprimerlo in un'azione c'è un abisso, no? Un abisso che può essere valicato quando l'odio diventa giustificazione per un'azione violenta o può non esserlo. Sull'oblio, io penso sempre che la memoria è uno dei grandi temi a cui io ho dedicato la mia ricerca, la mia vita anche, quindi figuriamoci se io non insisto sul tema della memoria, ma credo che sia molto importante imparare a dimenticare. Allora, c'è un famosissimo racconto di Jorge Luis Borges, scrittore premio Nobel per la letteratura, che si chiama, il titolo italiano è Funès, che è il nome del protagonista, il titolo italiano è Funès o della memoria. In realtà il titolo spagnolo è bellissimo, Funès el memorioso. E capisco che era difficile tradurlo in italiano, il memorioso è proprio quello che ha la memoria, ma insomma era probabilmente intraducibile. La storia bellissima di questo ragazzo di 26 anni che va a fare un giro a cavallo, cade e batte la testa. Quando una persona batte la testa di solito perde la memoria, nel racconto di Borges, il genio, questo perde la capacità di dimenticare. Quindi è condannato a ricordare tutto. Non ha più la funzione dell'oblio. Tra l'altro c'è un libro di Luria, che è un grandissimo psicologo sovietico, russo-sovietico, che racconta invece la storia vera di un uomo che aveva la memoria prodigiosa, no? E quindi la storia clinica che nel racconto di Borges è, non si è mai capito se i due si fossero letti a vicenda. Ecco, è una vita di inferno. Voi pensate non poter dimenticare niente, dover ricordare tutto. Allora Funès alla fine incontra il narratore in questo racconto e gli dice: la mia memoria è come un deposito di rifiuti. Perché è tutto uguale. Non c'è qualcosa di qualitativamente, perché se noi ricordiamo qualcosa è perché abbiamo dimenticato qualcos'altro. E l'igiene mentale del dimenticare ci aiuta a ricordare. Ora, quello che ricordiamo è veramente importante, perché non l'abbiamo dimenticato. Nella Bibbia, andiamo dalla Genesi, c'è la storia di Giuseppe, no, l'interprete dei sogni. Piaceva molto a Freud, ovviamente. Giuseppe va in Egitto e diventa il favorito del faraone, l'interprete dei sogni delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre. Il faraone muore, viene sostituito da un altro faraone che, come sempre succede nelle situazioni di potere, fa piazza pulita dei collaboratori del vecchio faraone e porta avanti i suoi, spoil system, no? E va in carcere, mette in carcere anche Giuseppe. Giuseppe è in carcere e incontra due persone, il fornaio, panettiere e l'assaggiatore di vini, coppiere. Questi due carcerati gli raccontano i loro sogni. E dice, interpretaci, tu sei un interprete dei sogni. E lui dice al primo, questo sogno vuol dire che il faraone ti condannerà a morte. E purtroppo questo succede. Al secondo dice, questo sogno vuol dire che il faraone ti perdonerà e ti libererà. E dice, ti chiedo solo una cosa, se questo sogno si avvererà, per favore ricordati di me. Vai a dire al faraone di liberarmi. Questo lo promette, ma poi una volta liberato non lo fa. E la Bibbia dice, il coppiere si dimenticò di Giuseppe e non se ne ricordò. Allora i rabbini, che per i quali la Bibbia è parola di Dio e Dio non usa una parola in più del necessario, ogni parola della Bibbia deve avere una motivazione, dicono perché c'è questa ripetizione? E dicono non ricordare è diverso da dimenticare. Non ricordare è legato al fatto che siamo limitati, che a un certo punto nella nostra mente alcune cose non ci stanno. Non mi ricordo più
dove abiti, perché ho tante cose in mente, ma dimenticare è un gesto attivo. Io magari inconscio, come direbbe Freud, ma voglio dimenticare questa cosa. Freud fa una bellissima analisi delle persone, di cui sottoscritto è un esempio fulgido, che dimenticano regolarmente le chiavi della macchina quando escono di casa e devono regolarmente tornare indietro a prenderle. Io dimentico anche tutta una serie di altre cose, cioè sono la persona più distratta dell'universo, no? Freud dice, beh, evidentemente non c'hai voglia di uscire di casa, inconsciamente non hai voglia di uscire di casa, hai lasciato lì le chiavi come un segnale per dire, dai, stasera stai a casa un po' tranquillo. Ecco, è un'analisi molto più raffinata di come l'ho messa io, no? Nella dimenticanza c'è sempre un qualcosa di attivo. Allora, se io ferisco una persona e le faccio del male, nel momento in cui l'ho ferita, non posso chiedergli perdono. Il perdono richiede un momento di dimenticanza. Cioè, il perdono richiede che la ferita non faccia più così male. Deve essersi un po' rimarginata. E allora si può, non è detto che si riesca, si può anche perdonare, perché mi distanzio, scelgo di allontanarmi dalla mia ferita, scelgo di vedere te non più solo come aggressore, ma come tante altre cose, tante altre figure umane. È difficilissimo. Perché è difficile perdonare veramente? Perché perdonare veramente vuol dire in parte dimenticare, non ridurre tutta la nostra vita al momento in cui mi hai ferito. Ed è difficile, però è molto umano. Quando ci riusciamo facciamo un gesto bellissimo. Quindi la capacità di ricordare è anche legata alla capacità, all'accettazione del fatto che non ricordiamo tutto, perché sennò finiremmo come Funes, cioè impazziremmo, e che qualcosa scegliamo di dimenticarlo, come un'opzione attiva, che serve per l'igiene mentale, per non essere sopraffatti, ma anche per provare a superare i traumi. Non sempre ci si riesce, ci sono persone che non riescono a dimenticare il trauma e non si può neanche chiederlo, ci vuole molto tempo, a volte anche una assistenza, un percorso, no? Che ti permette, badate, non di cancellarlo, il passato non si può cancellare, il passato si può mettere nella giusta prospettiva, man mano che si allontana da noi possiamo provare a fare in modo che ci faccia meno male, per alcune ferite forse è impossibile e anche questo fa parte dell'umano, alcune cose non le dimentichiamo mai, ci fanno sempre male come il primo giorno, anche questo fa parte dell'umano, non si può chiedere all'essere umano più di quanto possa dare perché sarebbe inumano e l'inumano è qualcosa da cui dobbiamo stare molto lontano. Domani vai in vacanza in Valtellina, faccio fare un ultimo sforzo, l'ultima domanda, gli straordinari. E, d'altra parte siamo in una libreria e non possiamo non parlare del linguaggio, la precisione piuttosto che la sciatteria dell'uso delle parole. Perché su questo si gioca buona parte della resistenza, sulla precisione. Il classico esempio Premier, Primo Ministro. Sì, anche qui il linguaggio è bellissimo. Io sono uno molto appassionato di etimologie, no? E mi piacciono quelle un po' curiose, mi piace andare sempre a cercare la storia delle parole, che non è mai, l'etimologia non è sempre una scienza esatta, no? A volte anche le grandi ricerche vanno a scovare possibilità di interpretazione di una parola, non è detto che sia esattamente quella, ma fa una ricerca etimologica, vuol dire che ogni parola è dietro una storia, no? È cambiata con l'uso del tempo e ha un significato che è quello originario, ma che si è modificato attraverso l'uso sociale. Allora, capire che le parole possono essere delle armi potentissime, anche di distruzione, anche di offesa, e possono essere dei doni. La parola può far stare meglio l'altro, può rendere l'altro fiero di esistere, può riconoscere l'altro nella sua esistenza e può distruggerlo, può annientarlo. Ecco l'importanza della precisione. Anche qui è evidente che ognuno di noi cade nei modi di dire, nei cliché, ripeto, perché siamo umani, no? Però ecco, l'importante è ogni volta riflettere su quella parola che potevi evitare di dire, su quella battuta che potevi non fare, su quella frase che forse non hai elaborato fino in fondo. È un lavoro lungo che non ha mai fine, però io scrivendo l'ho imparato con gli anni, no? A continuare a fare una... Io ho questo difetto che
quando ho in mano un mio libro non mi piace, perché dico no, questa cosa qua potevo dirla meglio, sono forse troppo autocritico, no? Ecco, poco misericordioso, poco indulgente, no? Però mi sono anche abituato a dire, magari lavoriamoci qualche giorno in più su questo capitolo, questa frase, proviamo magari a farla leggere a uno che mi dice ma non si capisce. È difficile perché va contro il tuo narcisismo, no? Te figurati, io sono il più grande scrittore del mondo, ti pare che tu possa... No, perché ti aiuta a definire, a tornire il linguaggio, ed è un lavoro che ti aiuta anche a capire molto te stesso. Ci sono parole che uso molto, ci sono frasi che uso molto, che mi piacciono molto, piace anche il suono di alcune parole, e questo mi aiuta anche a capire me stesso, a capire la mia, non dico la mia psicologia, non dico la mia psiche, ma comunque il mio modo di stare al mondo. Ecco, abituare i giovani ad usare il linguaggio nel modo più preciso possibile, più corretto possibile, e soprattutto a usare i linguaggi poetici. Ci sono testi scientifici, penso a Stephen Hawking, penso ai grandi autori astrofisici, penso ad alcuni testi magari che io non capisco perché non ho le competenze, ma di genetica, che sono scritti con una grande poesia. Il vero scienziato, quando comunica, magari fa un'opera di divulgazione al grande pubblico, è capace di altissima poesia, ma non vuole scrivere un libro di poesia. Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking è un libro straordinariamente poetico, e lui fa lo scienziato, grande capacità divulgativa, narrativa, ecco, ma non vuole accattivarsi il pubblico, non fa il furbetto, non fa le battutine, quei testi in cui lui fa proprio lo scienziato, ti spiega cos'è un buco nero, ma riesce a coinvolgerti nel suo mondo di scienziato facendoti vedere la grande poesia dello studiare le stelle, il cosmo, che invece la cellula o tante altre cose che studia la scienza, una funzione matematica. Quindi abituare i ragazzi a vivere tutti i linguaggi, cogliendone la potenza anche evocativa, anche poetica. Il linguaggio dell'arte, il linguaggio della musica, il linguaggio della matematica. Quando si dice la matematica è una scienza arida, io penso che sia una grossissima bugia. Io sono ignorante in matematica, ma mi piacerebbe tanto capirne di più, perché sono convinto che la matematica pura sia piena di poesia. È una poesia diversa da quella di Leopardi, è un altro codice. Ma io ho amici laureati in matematica che mi dicono, guarda, tu non hai idea di cosa vuol dire passare una giornata a studiare un teorema, ma io ti capisco, ci credo, non ne ho idea perché non sono capace. Ma è mia ignoranza, e probabilmente non sarà mai colmata, perché ormai non mi posso mettere a studiare matematica adesso, però cogliere questa cosa. E cogliere il fatto che ognuno deve essere portato a trovare il suo linguaggio. Il linguaggio dei motori, di quelli che riparano le automobili, no? Che sanno ogni pezzo di ricambio, è poco bello, è poco poetico. A me magari comunica poco, perché non amo tanto le macchine, ma per loro è un linguaggio vitale, no? E conosco persone che sono talmente appassionate di quella cosa che anche quando ne parlano, vedi che quando usano un termine tecnico lo caricano anche di un'emotività. Noi abbiamo questo difetto di separare il cognitivo, il razionale da una parte e l'emotivo dall'altra. Non si può, l'essere umano non si può spaccare in due. Nemmeno Cartesio, nonostante quello che si dica di lui, l'ha mai fatto fino in fondo, ci è andato molto vicino, devo dire, no? Però l'essere umano è un unicum. Certo, ci sono alcune cose che partono dal cognitivo, alcune cose che partono dall'emotivo, ma poi coinvolgono tutto l'essere umano. E il linguaggio è uno di questi. Il linguaggio descrive, ma è anche evocativo. È preciso, dice esattamente, nomina esattamente questo oggetto, ma più è preciso, più è poetico. Questa è la grandezza della lingua. Uno dei poeti che io amo di più è Rilke, Rane Maria Rilke, e coi poesie, soprattutto le leggi duinesi, sono difficilissime da leggere, perché vedi che ogni parola ha dietro un mondo, no? E che su ogni parola ha lavorato mesi per trovare, poi tra l'altro io le leggo in italiano, andrebbero lette in tedesco, dove chiaramente tutta un'altra dimensione leggere in originale, no? E vedi la capacità sua di trovare la parola esatta nel punto esatto e di farti sognare. Non per scrivere la poesiola così, no? Un qualche rima. No, io voglio comunicare esattamente questo, e se dico questa parola, se dico cipresso, voglio dire non un albero. No, ho proprio detto cipresso.
tu devi pensare a quell'albero lì, e se non sai cos'è un cipresso, per favore vai a guardarlo prima di leggere la poesia, e proprio così diventa evocativo. I grandi autori, i grandi artisti fanno questo, no? Mettono insieme l'assoluta precisione con la grandissima capacità di rendere universale il pensiero. E questa è una cosa che si può insegnare a partire dai piccolissimi, no? Proprio dalla scuola dell'infanzia, dove impari a mescolare i colori per poi metterteli in faccia, creare un arancione particolarmente luminoso, no? Perché voglio un arancione molto luminoso, no, questo è un po' troppo rosso, un attimo, mettiamoci un po' più di giallo, no, troppo giallo, e poi alla fine, ah, finalmente, no? E da lì cominci a raccontare la fiaba, e da lì puoi fare quello che vuoi, però con quell'arancione, perché con quello di prima era troppo scuro, e non andava bene. Io ricordo una recita in una scuola dove dovevano fare il re, doveva avere, una scuola d'infanzia, un mantello rosso, no? Penso che abbiano scartato 50 pezzi di stoffa, no? E hanno fatto bene, perché non c'era mai il rosso, erano tutti i ritagli, tutte cose che un genitore che aveva un negozio portava, pezzi di... Finalmente ho trovato il rosso esatto. Ma non potevi usare il primo? Sì, si può fare tutto se è per quello, no? Ma io voglio, deve essere il re, quello lì semmai da principe, da arciduca, no? Ma io voglio il re. E io l'ho trovato molto bello, molto poetico. Da lì in poi il re può fare quello che vuole. Può inventare, puoi farlo morire, puoi farlo abdicare, però deve avere addosso quel rosso lì. Scarto finché non trovo quello giusto, ed è quello giusto perché il re deve essere vestito così. Grazie. Lo mandiamo in vacanza se lo merita. Grazie davvero, e buona estate, e soprattutto buona ripresa, con la speranza che, dai, insomma, che si possa davvero ripartire e essere migliori, perché dobbiamo sempre pensare che le prove che noi affrontiamo non ce le siamo cercate, niente toglie la tragicità, però possiamo, l'essere umano nei momenti di più profonda crisi ha sempre trovato le risorse per essere migliore. Proviamoci. Grazie e buona estate. E noi ci rivedremo a settembre. Grazie a tutti. Buone vacanze.